E buonasera siamo in diretta allora com'è si vede e si sente bene dovrebbe allora noi come sempre io come sempre faccio la mia solita triplice verifica facciamo la nostra solita triplice verifica con microfono e cioè con meglio con il mio telefono e con voi allora io dal mio telefono vedo e sento abbastanza decentemente Vedo che il video va un po' a scatti, però mi sembra che l'audio si senta bene Sì, ok, sì, oh allora, anche voi vedo dei saluti, sì, bene, ok, fantastico Allora, detto ciò, eh, prima di cominciare eh, con la lettura del capitolo di Harry Potter Vi volevo far vedere gli ultimi due arrivi in nella mia eh, libreria allora aspettate un secondo che sistemo le ultime due cose con il cellulare e poi cominciamo. Allora aspettate. Ok, a posto. Allora, eh, vi volevo far vedere gli ultimi due arrivi, dicevo, eh, nella mia libreria. Uno è questo, che è il nuovo libro di J.K. Rowling, Il maialino di Natale. Bellissimo prequel sull'infanzia di James Potter, <ride> si scherza, no scherzo, scherzo, e non è un prequel di Harry Potter, né tantomeno su James Potter, era per fare la battuta, e comunque se, al di là di questo, no, comunque era per fare una battuta legata a Piton con la famosa battuta Tuo padre era un maiale, e comunque no, era un meme, scusate ma lo dovevo fare e passando eh, al di là di questo comunque l'altro volume è questo qui eh, tutti i racconti di, Phillips, eh, di Howard Philips eh, Lovecraft e lo teniamo qui io poi questo ho intenzione di dargli un'occhiata per farmi un'idea allora il maialino di Natale non lo so mh, gli darò sicuramente un'occhiata, gli ci butterò un occhio anche perché anche questo è illustrato come libro è un racconto per bambini quindi sicuramente è un racconto comunque simpatico e comunque molto leggero e su Lovecraft invece ci tengo a dargli un'occhiata fatta bene perché eh, a seconda di come descrive determinate situazioni eh, valuterò l'ipotesi di portarvelo in live Lovecraft e detto questo, quindi allora io mi sposterei eh, sulla schermata di Harry Potter, eccola qui. E allora l'ultima volta che abbiamo letto Harry Potter, avevamo letto il settimo capitolo per l'appunto, che era intitolato Il Molliccio nell'armadio, che praticamente è stata la prima lezione di difesa contro le arti oscure a cura del professor Lupin, appunto. E, come avete letto dal titolo di questa diretta, invece, oggi leggiamo l'ottavo capitolo, eh, appunto di Harry Potter, e il prigioniero di Azkaban che è intitolato La fuga della signora grassa. E mm, allora volevo vedere un attimo quanto era lungo questo capitolo, per farmi un'idea, sono 18 pagine, ok, viene abbastanza lunga oggi. Allora, detto ciò, quindi io comincerei a leggere subito. In un lampo, difesa contro le arti oscure diventò la lezione più amata. Solo Draco Malfoy e la sua banda di Serpe Verde avevano qualcosa di sgradevole da dire sul professor Lupin. Guardate un po' i suoi vestiti, ripeteva Malfoy in un sussurro quando passava il professor Lupin. Si veste come il nostro vecchio elfo domestico. Ma nessun altro badava agli abiti lisi e rattoppati del professor Lupin. Le lezioni che, seguivano, che seguirono furono interessanti quanto la prima. Dopo i Mollicci studiarono i Berretti Rossi, piccole, malvagie creature simili a, simili a Goblin che si aggiravano ovunque vi fosse stato uno spargimento di sangue, nelle segrete dei castelli e nelle buche dei campi di battaglia deserti, in attesa di colpire con un randello chi si era smarrito. Dai Berretti Rossi passarono ai K. Tetre creature acquatiche che sembravano scimmie squamose, con mani palmate pronte a strangolare gli ignari nuotatori degli, negli stagni. E se vi ricordate, questo l'abbiamo letto in um, eh, creature eh, Gli animali fantastici, dove trovarli, tutte queste cose. Eh, se ricordate, comunque, <coughs> Harry desiderava solo che anche altri, che, eh, solo che anche altri, corsi, altri corsi fossero altrettanto piacevoli. Il peggiore di tutti era Pozioni. Piton in quel periodo era particolarmente vendicativo e nessuno aveva dubbi sul perché. La storia del molliccio che aveva assunto le sue sembianze e di come Neville gli aveva fatto indossare gli abiti di sua nonna si era, eh, si era propagata per tutta la scuola alla velocità del fulmine. Piton non la trovò affatto divertente. I suoi occhi lampeggiavano minacciosi solo a sentir nominare il professor Lupin. E strapazzava Neville più che mai. Harry era arrivato a, tem a temere anche le ore che trascorreva nella torretta soffocante della professoressa Kuman, decifrando forme e simboli sbilenchi, cercando di ignorare gli enormi occhi dell'insegnante che si riempivano di lacrime tutte le volte che lo, guarda che lo guardava. La professoressa Kuman non riusciva a piacergli, anche se gran parte della classe la trattava con un rispetto che sconfinava nella reverenza. Parvati Patil e Lavanda Brown avevano cominciato a frequentare la torre, torre all'ora di pranzo e tornavano sempre con un irritante atteggiamento di superiorità, come se sapessero cose ignote agli altri. Avevano cominciato anche a parlare sottovoce quando si rivolgevano a Harry, come se fosse sul letto di morte. A nessuno piaceva davvero cura delle creature magiche. Dopo la prima lezione, tutta emozioni e colpi di scena era diventata estremamente tediosa. Hagrid sembrava, sembrava aver pe perso la fiducia in se stesso. Ora passavano lezioni intere a imparare come badare ai vermicoli, che probabilmente erano tra le creature più noiose del mondo. Perché uno dovrebbe occuparsi di loro? Disse Ron dopo un'altra ora trascorsa infilando striscioline di lattuga giù per le gole viscide dei vermicoli. All'inizio di ottobre, comunque, Harry ebbe qualcos'altro a cui pensare: qualcosa di così piacevole da compensare, da compensare le lezioni insoddisfacenti. Si avvicinava la stagione del Quidditch e, e Oliver Baston, capitano della squadra dei Grifondoro. Un giovedì sera indisse una riunione per discutere le tattiche per il nuovo campionato. Una squadra di 15 era formata da 7 giocatori, tre cacciatori, il cui compito consisteva nel segnare i punti facendo passare la pluffa, una palla rossa grande come un pallone da calcio, in uno degli anelli posti all'altezza di 15 metri alle due estremità del campo. Due battitori, provviste di mazze robuste per respingere i bolidi, due pesanti palle nere che sfrecciavano in giro cercando di colpire i giocatori, un portiere che difendeva gli anelli e il cacciatore, che aveva il compito più difficile, quello di prendere il boccino d'oro, una pallina alata grossa come una noce, la cui cattura poneva fine alla partita e faceva guadagnare alla squadra del cercatore 150 punti extra. Oliver Baston era un corpulento ragazzo di 17 anni che frequentava il settimo e ultimo anno a Hogwarts. C'era una, una sorta di quieta disperazione nella sua voce quando si, rivolge, quando si rivolse ai sei compagni di squadra negli spogliatoi gelidi ai confini del campo di Quidditch già immerso nelle tenebre. «Questa è la nostra ultima possibilità, la mia ultima possibilità, di vincere la Coppa di Quidditch». Disse camminando avanti e indietro. Alla fine di quest'anno me ne andrò. Non avrò un'altra occasione. Il grifondoro non, vin il grifondoro non vince da sette, anni, da sette anni. Ok, siamo stati sfortunatissimi. Prima gli incidenti, poi l'annullamento del torneo l'anno scorso. Baston declutì come, come se il ricordo gli facesse venire ancora un, un groppo in gola. Ma sappiamo anche che la nostra è la squadra migliore della scuola. Disse, disse, battendo col pugno sul palmo della mano, con l'antico bagliore fanatico negli occhi Abbiamo tre ottimi cercatori, cacciatori, scusate Baston indicò Alicia Spinnett, Angelina Johnson e Katie Bell Per gli amici, Katie Jingle Bell. Scusate, era una citazione al Trono del Muori Abbiamo due battitori imbattibili Piantala, Oliver, ci metti in imbarazzo, dissero in coro Fred e George Weasley, fingendo di arrossire. E abbiamo un cercatore che ci ha sempre portato alla vittoria, ruggì Baston, fissando Harry con una sorta di furioso orgoglio. E poi ci sono io, disse, come ripensandoci. Anche tu sei molto bravo, Oliver, disse George. Un diavolo di portiere, commentò Fred. Il punto è. Continuò Baston, riprendendo a camminare avanti e indietro. Che la coppa di Quidditch avrebbe dovuto essere nostra negli ultimi due anni. Da quando eri entrato in squadra, ho pensato che ce l'avessimo in tasca. Ma non abbiamo vinto, e, que e quest'anno è l'ultima possibilità che abbiamo di vedere il nostro nome inciso sul trofeo. Baston era così abbattuto che perfino Fred e George si mostrarono comprensivi. Oliver, questo è il nostro anno disse Fred. Ce la faremo, Oliver, esclamò Angelina. Ma certo. Ma certo, aggiunse Harry. Carica di, de di determinazione, la squadra riprese gli allenamenti, tre sere alla settimana. Il tempo era sempre più freddo e umido, le notti più buie, ma né fango, né vento, né pioggia potevano offuscare la meravigliosa visione di Harry che si immaginava finalmente nell'atto di vincere la grossa coppa di Quidditch in, Ar in argento. Una sera, dopo gli, una sera dopo gli allenamenti, Harry tornò nella sala comune di Grifondoro intirizzito e indolenzito, ma soddisfatto di come erano andate le cose, e trovò la stanza pervasa da un ronzio eccitato. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Che, eh, che cosa è successo? Chiese a Ron e Hermione, seduti in due, in due dei posti migliori vicino al camino, intenti a completare delle mappe st eh, stellari per astronomia per astronomia. Il primo fine settimana, Oxmate, disse Ron, indicando un cartello appeso alla vecchia bacheca. Alla fine di ottobre, per Halloween. Ottimo, disse Fred, che aveva seguito Harry attraverso il, attraverso il buco del ritratto. Devo andare da zonco, sono a corto di pallotto le puzzole. Harry si lasciò cadere in una sedia accanto a Ron, mentre il suo buon umore svaniva. Ermione parve leggergli nella mente. «Harry, sono sicura che la prossima volta potrai venire», disse. «È probabile che presto catturino Black. È già stato avvistato una volta». <coughs> «Black non è così sciocco da tentare qualcosa a Hogsmeade, disse Ron. «Chiedi alla McGranit se puoi venire questa volta. Harry, la prossima chissà quando sarà». «Ron!», esclamò Hermione. «Harry deve rimanere a scuola!» «Non può essere l'unico del terzo anno che non viene!» disse Ron. «Chiedi alla McGranit! Dai! Harry!» <coughs> «Sì, credo che lo farò!» decise Harry. Ermione aprì la bocca per ribattere, ma in quel momento Grattastinchi le balzò in grembo. Dalla bocca gli penzolava un grosso ragno morto. «Deve proprio mangiarlo davanti a noi?» chiese Ron accigliato. Bravo Grattastinchi, l'hai preso tutto da solo? disse Ermione. Grattastinchi masticò lentamente il ragno, gli occhi gialli che fissavano Ron con insolenza. Tienilo lì, disse Ron irritato, tornando al compito. C'è crosta che dorme nella mia borsa. Harry sbadigliò, voleva andare a dormire, ma anche lui doveva completare la mappa stellare. Si tirò vicino alla borsa dei libri, prese pergamena, inchiostro e penna e cominciò. Puoi copiare la mia, se vuoi, disse Ron, scrivendo il nome dell'ultima stella con un rigoro e spingendo il foglio verso Harry. Ermione, che disapprovava chi copia, strinse le labbra ma non disse niente. Grattastinchi continuava a fissare Ron senza battere ciglio, agitando la punta della coda cespugliosa. Poi, senza preavviso, ba balzò. Intanto fatemi anche sapere se continua a vedersi e a sentirsi bene, eh? Ehi! ruggì Ron afferrando la borsa, mentre Grattastinky vi affondava gli artigli e cominciava a tirare e strappare con furia. Vattene, stupido animale! Ron cercò di sottrarre la borsa a Grattastinky, ma il gatto vi rimase aggrappato, soffiando e graffiando. Ron! Non fargli male, strillò Hermione. Tutti seguivano lo spettacolo. Ron fece rot roteare la borsa, con il felino ancora saldamente ancorato e Crosta volò, fu volò fuori. "Prendete quel gatto!", urlò Ron, mentre Grattastinchi si districava dai resti della borsa, sfrecciava sotto il tavolo e si gettava all'inseguimento di uno spaventatissimo Crosta. George Weasley cercò di bloccare il gatto, ma non ci riuscì. Crosta passò attraverso 20 paglia di gambe e si infilò sotto un vecchio cass cassettone. Greta si immobilizzò, si appiattì e prese a sferrare zampate furiose sotto il mobile. <coughs> Ron e Ermione corsero verso di lui. Ermione lo afferrò e lo portò via. Ron si gettò a pancia a terra e, con grande difficoltà, tirò fuori Crosta prendendolo per la coda <coughs> Guardalo disse infuriato Ermione, facendole penzolare il topo davanti il naso è Belle ossa tienigli lontano quel gatto Grattasinchi non può capire disse Ermione con voce tremante Tutti i gatti danno la caccia ai topi Ron quell'animale ha qualcosa di strano esclamò Ron cercando di convincere un agitatissimo Crosta a tornare dentro la tasca ha sentito che dicevo che nella mia borsa c'era crosta. Oh! Che sciocchezza! disse Hermione impaziente. Grazie Stinky ha sentito l'odore, Ron, altrimenti, altrimenti come avrebbe fatto a... Quel gatto ce l'ha con crosta! insistette Ron, ignorando i compagni che cominciavano a ridacchiare. E crosta era qui prima di lui ed è anche malato. Ron attraversò la sala comune, salì le scale e sparì nel dormitorio dei ragazzi. <coughs> Il giorno dopo, Ron era ancora arrabbiato con Hermione. Quasi non le rivolse la parola per tutta la lezione di erbologia, anche se lui, Hermione e Harry stavano lavorando insieme allo stesso puffagiolo. Come sta Crosta? chiese Hermione timidamente, mentre, spoglia mentre spogliavano le piante dei loro grassi bacce baccelli, beh, baccelli rosa e sgranavano i fagioli luminosi in un secchio di legno. È nascosto sotto il letto e trema di paura, disse Ron arrabbiato, mancando il secchio e spargendo fagioli per tutto il pavimento della serra. Attento, Weasley, attento, esclamò la professoressa Sprut mentre i fagioli germogliavano all'improvviso davanti ai loro occhi. Subito dopo avevano trasfigurazione. Harry, che aveva deciso di chiedere alla professoressa McGranit se poteva andare a Oxmede con gli altri, si unì alla coda fuori dalla classe, pensando al modo migliore di sostenere la propria causa. Ma qualcosa all'inizio della fila lo distrasse. Lavanda Brown era in singhiozzi. Parvati le teneva un braccio attorno alle spalle e, spie e spiegava qualcosa a Simus Finnigan e a Dean Thomas, entrambi molto seri. Che cosa è successo? Lavanda! chiese Ermione ansiosa, mentre lei, Ron e Harry si univano al gruppo. <coughs> ha ricevuto una lettera da casa stamattina, sussurrò Parvati. È il suo coniglio, Binky, è stato ucciso da una volpe. Oh, esclamò Ermione. Mi dispiace, lavanda. Devo, dovevo aspettarmelo, disse lavanda in tono tragico. Lo sapete che giorno è, che giorno è oggi? Mm. Il 16 ottobre, quella cosa che temi succederà il 16 ottobre, vi ricordate? Aveva ragione, aveva ragione! Ora tutta la classe era riunita attorno alla banda. Simon scosse la testa, con punto. Ermione esitò, poi disse Tu... Tu avevi paura che Binky venisse ucciso da una volpe? Beh, non necessariamente da una volpe, disse la Wanda, alzando gli occhi pieni di lacrime verso Ermione. Ma naturalmente avevo paura che morisse. Oh, commentò Ermione. Fece un'altra pausa, poi riprese: Binky era vecchio? No, singhiozzò la Wanda. E... Era solo un cucciolo. Parvati strinse più forte il braccio attorno alle spalle dell'amica. «Ma allora, perché avevi paura che morisse?» chiese Hermione. Parvati le rivolse uno sguardo torvo. «Beh, cercate di vederla con un po' di logica!» «Beh, cercate di vederla con un po' di logica!» disse Hermione, rivolta al resto del gruppo. «Voglio dire, Binky non è nemmeno morta oggi, è solo che alla Wanda la notizia è arrivata oggi!» Lavanda gemette. «E non è possibile che se lo aspettasse, perché...» Per lei è stata una brutta sorpresa! Non, non badare, Hermione! Lavanda! disse Ron ad alta voce. A lei non importa niente degli animali degli altri! In quel momento, per, per fortuna, la professoressa Megranit aprì la porta della classe. Hermione e Ron si stavano guardando in cagnesco. E una volta, entrati, una volta entrati, presero posto ai due lati di Harry e non si rivolsero la parola per tutta la lezione. Harry non, aveva deciso, non, Harry non aveva ancora deciso che cosa dire alla professoressa McGranit quando suonò la campana alla fine della lezione, ma fu lei ad affrontare l'argomento Hogsmeade per prima. «Un momento, prego!» esclamò a voce alta, mentre i ragazzi si preparavano usci a uscire. «Dal momento che siete tutti della mia casa, dovete consegnarmi i permessi per andare a Hogsmeade, prima di, Hall prima di Halloween.» Niente permesso, niente gita al villaggio. Quindi cercate di ricordarvene. Neville alzò la mano. Mi scusi, professoressa, credo di aver perso... Tua nonna l'ha spedito direttamente a me, Pacioc, disse la professoressa McGranit. A, a quanto pare, credeva che fosse più sicuro. Bene, è tutto, potete andare. Chiediglielo adesso, sibilò Ron a Harry. Oh, ma... disse Hermione. Dai, Harry! insistette Ron. Harry attese che il resto della classe se ne fosse andato, poi avanzò verso la cattedra. Era nervoso. Sì, Potter? Harry fece un gran respiro. Harry fece un gran respiro. <coughs> Professoressa, mh, mio zio e mia zia ehm, si sono dimenticati di fermare il modulo, disse. La professoressa McGranit lo fissò al di sopra degli, oc degli occhiali rettangolari, ma non rispose. Ma non rispose. Quindi, ehm... crede che vada bene? Voglio dire, va bene se... se vado anch'io a Oxmade? La professoressa McGranit abbassò lo sguardo e prese a riordinare i fogli sulla cattedra. Temo di no, Potter, disse. Mi hai sentito? Niente permesso, niente gita, è la regola, ma professoressa, i miei zii, lo sa, sono babbani e non capiscono bene le cose di Hogwarts, i moduli e tutto il resto, obiettò Harry, mentre Ron lo esortava ad andare avanti annuendo con vigore. Se lei dice che posso andare, ma io non lo dico lo interruppe la professoressa McGranit, alzandosi e infilando le carte riordinate dentro un cassetto. <coughs> Nel modulo è scritto chiaramente che, che a dare il permesso deve essere un genitore o il tutore. Si voltò a guardarlo con una strana espressione. Compassione, forse? Mi dispiace, Potter, ma è la mia, ma ma è la mia ultima parola. «Meglio che ti sbrighi, o arriverai in ritardo alla prossima lezione». Non c'era niente da fare. Ron apostrofò la professoressa McGranit con una serie di epiteti che infastidirono molto Hermione. Quanto a lei, assunse un'espressione da «meglio così», che irritò, di più Ron e... che irritò ancora di più Ron e Harry dovette sopportare le chiacchiere allegre dei compagni che parlavano di quello che avrebbero fatto appena arrivati a Hogsmeade. C'è sempre il banchetto, disse Ronna Harry, sforzandosi di tirargli sul morale. Il banchetto di Halloween, la sera! Sì, commentò Harry cupo. Magnifico. Il banchetto di Halloween era sempre grandioso, ma avrebbe avuto un altro sapore se fosse arrivato a chiusura di una giornata a Oxmeet con tutti gli altri. Niente di quello che dissero i ragazzi riuscì a consolare Harry. Dean Thomas, che era, abile, <coughs> che era abile con la penna, si offrì di falsificare la firma di zio Vernon sul, mod sul modulo, ma dal momento che Harry aveva già detto alla professoressa McGranit che il permesso non era stato firmato, era del tutto inutile. Ron suggerì con scarso entusiasmo l'uso del mantello dell'invisibilità, ma Hermione fu irremo irremovibile e gli ricordò che Silente aveva detto loro che i dissenatori potevano vedere anche attraverso di essi. Quanto a persi, riuscì a pronunciare le parole meno consolanti in assoluto. Parlano tanto di Oxmade, ma te lo assicuro, Harry, non è come raccontano. Disse serio. Certo, il negozio di caramelle non è male e l'emporio degli scherzi di zunco è decisamente pericoloso. E sì, la stamberga strillante vale una visita, ma sul serio, Harry, a parte queste cose non ti perdi proprio niente. La mattina di Halloween, di Halloween, Harry si svegliò con gli altri e scese a colazione completamente avvilito, anche se fece del suo meglio per comportarsi normalmente. Ti porteremo un sacco di dolci di Mielandia, disse Ermione, di Sermione, profondamente dispiaciuta per lui. Sì, un mucchio, ribadì Ron. Lui e Hermione, alla fine, avevano dimenticato la lite. Eh, la lite è scatenata da Grattastinchi di fronte ai problemi di Harry. <coughs> uh, ok. Non preoccupatevi per me, disse Harry in un tono che, che sperava suonasse disinvolto. Ci vediamo al banchetto. Divertitevi. Li accompagnò fino all'ingresso. Il signor Gazza, il custode, era in, piedi alla era in piedi sulla porta e controllava i nomi di chi usciva su una lunga lista, scrutando i ragazzi uno per uno con sospetto e assicurandosi che nessuno sgattaiolasse fuori senza avere per il permesso. Resti qui, Potter? gridò Malfoy, in fila con Crab e Goyle. Paura dei dissennatori? Harry lo ignorò. E si avviò tutto solo su per la scalinata di marmo, attraversò attraverso i corridoi deserti e tornò alla torre di Grifondoro. Allora, un secondo, che ci facciamo anche un, un conto di quante pagine restano: sette. Ok, restano otto pagine. Ne abbiamo quasi fatto, molto più veloce di quanto sembra. <coughs> Parola d'ordine, chiese la signora Grass, riscu eh, riscuotendosi da un pisolino. Fortuna Maior, rispose Harry in tono distratto. Il ritratto si aprì, e Harry entrò attraverso il buco nella sala comune. Era piena di studenti del primo e del secondo anno che chiacchieravano, e c'era anche qualche studente più anziano, che evidentemente aveva visitato Oxmate tante di quelle volte, da non trovarla più una novità eccitante. Harry, Harry, ciao, Harry. Era Colin Cannon, uno del secondo anno, che provava una grande ammirazione per Harry e non perdeva occasione per rivolgergli la parola: Non vai a Oxmed, Harry? Come mai? Ehi! Hey! Colin guardò i suoi amici con impazienza: Perché non vieni a sederti qui con noi, Harry? Ehm. No, grazie, Colin, disse Harry, che non aveva voglia di, di star lì con decine di occhi avidamente puntati Avidamente puntati sulla sua cicatrice. Devo, devo andare in biblioteca a fare una ricerca. Dopodiché, dopodiché non ebbe scelta. Ma si voltò e riattraversò il buco del ritratto. Perché mi, hai perché mi hai svegliato? gli disse brontolando la signora Grassa mentre Harry si allontanava. Il ragazzo vagò scoraggiato in direzione della biblioteca, ma a metà strada cambiò idea. Non aveva voglia di studiare. Si voltò e si trovò faccia a faccia con Gazza, che doveva aver appena congedato l'ultimo dei ragazzi in partenza per Oxmead. Che cosa fai? grugnì Gazza grugnì sospettoso. Niente, disse Harry sincero. Niente, ripete aspro Gazza, con le guance flosce che tremolavano. Figuriamoci! Sei qui che vai in giro tutto furtivo? Perché non sei a Oxmade a comprare pallottole, puzz pallottole puzzole, polvere ruttosa e vermi sibil sibilanti come, qualche come quelle canagliette dei tuoi amici? Harry scrollò le spalle. Allora pila nella tua sala comune, è là che devi stare, esclamò sgarbatamente Gazza e rimase a guardare storto Harry finché il ragazzo non scomparve. Ma Harry. Ma Harry non tornò nella sala comune. Salì una scala, pensando vagamente di andare alla guferia a trovare Dwigie, e stava percorrendo un altro corridoio quando una voce proveniente da una delle stanze disse: Harry, Harry tornò sui suoi passi per andare a vedere chi aveva parlato e scorse il professor Lupin sulla porta del suo studio. Che, co che cosa fai? gli chiese, in un tono molto diverso da quello di gazza. Dove sono Ron e Hermione? Ah, Oxmaid, disse Harry, sforzandosi di suonare neutro. Ah! disse Lupin. Studiò Harry per un attimo. Perché non entri? Mi è appena arrivato un avvicino per la prossima lezione. Un che cosa? chiese Harry. Seguì Lupin nel suo studio. Nell'angolo c'era un grande acquario pieno. Una creatura di un verde malsano con piccole corna sulla fronte schiacciava il muso contro il vetro, facendo delle smorfie e piegando le lunghe dita magre. Eh, fatemi sapere sempre se continua a vedersi e a sentirsi bene. Eh? Eh, ok. Eh, ok. Un demone acquatico, disse Lupin, studiandola vicino sopra pensiero. Non dovremmo avere problemi con lui. Non dopo i K. Il, il trucco è allentare, è allentare la sua presa. Vedi che dita lunghe ha? Forti, ma molto fragili. L'avvincino scoprì i denti verdi e poi sprofondò in un groviglio di alghe in un angolo. <coughs> Una tazza di tè? chiese Lupin, cercando, cercando il bollitore con lo sguardo. Stavo giusto per farlo. Va bene, accettò Harry timidamente. Lupin batté il bollitore con la bacchetta e uno sbuffo di vapore si alzò istantaneamente dall'ugello. Uge, dall «Siediti», disse Lupin, togliendo il coperchio da un barattolo polveroso. «Ho solo del tè in bustine, temo, ma sospetto che tu ne abbia abbastanza di foglie di, foglie di tè, no?» Harry lo guardò. Lo sguardo di Lupin ebbe un guizzo divertito. Come fa a saperlo? chiese Harry. Me l'ha detto la professoressa McGranit, rispose Lupin, porgendogli un tazzone sbeccato. Non sei preoccupato, vero? No, disse Harry. Pensò per un attimo di raccontare a Lupin del cane che aveva visto in Magnolia Crescent, ma decise che era meglio di no. Non voleva che Lupin lo credesse un vigliacco, soprattutto perché il professore sembrava già convinto che non potesse affrontare un molliccio. Parte dei suoi pensieri dovette, le ehm, dovette leggergli in faccia, perché Lupin disse. C'è qualcosa che ti preoccupa, Harry? No, mentì lui. Beve un sorso di tè, osservando la Vicino che brandiva un pugno minaccioso contro di lui. Sì. Disse all'improvviso, posando la tazza sulla scrivania di Lupin: Si ricorda il, che, il giorno che abbiamo sfidato il Molliccio? Sì, disse Lupin lentamente. Perché non mi ha permesso di affrontarlo? chiese Harry bruscamente. Lupin sollevò le sopracciglia. Credevo che fosse ovvio, Harry rispose sorpreso. Harry, che si aspettava che Lupin negasse, rimase interdetto. Perché? Chiese di nuovo chiese di nuovo. Beh, disse Lupin un po' accigliato. Ho pensato che se il molliccio ti avesse visto avrebbe assunto la, for la forma di Voldemort. Harry lo fissò stupito. Non solo era l'ultima risposta che si sarebbe aspettato, ma Lupin aveva pronunciato il nome di Voldemort. L'unica altra persona che osasse farlo ad alta voce, a parte Harry, era il professor Silente. Sì, sì, tutto ok. Ok, benissimo. <coughs> Ovviamente mi sbagliavo, riprese Rupin, sempre molto serio, ma ho pensato che non era una buona idea che Voldemort si materializzasse in sala professori. Immagino che avrebbe, che avrebbe seminato il panico. Sì. Non, sta, non stavo pensando a Voldemort, disse Harry con, con onestà. Io, io, io pensavo a uno di quei dissennatori. Capisco disse Lupin assorto bene bene sono colpito fece un piccolo sorriso quando vide la sorpresa sul viso di Harry ciò rivela che quello, che quello di cui hai più paura è la paura molto saggio Harry Harry non sapeva che cosa replicare così beve un altro sorso di tè allora hai creduto che non ti ritenessi in grado di combattere il molliccio? chiese Lupin con perspicacia Beh, sì, disse Harry. All'improvviso si sentiva molto meglio. Professor Lupin, eh, lei sa che i dissennatori. Fu interrotto da qualcuno che bussava alla porta. Avanti, disse Lupin. La porta si aprì ed entrò Peyton. Aveva in mano un calice da, eh, da cui saliva un fumo leggero e si fermò alla vista di Harry, con gli occhi neri che si stringevano in due fessure. Ah, Severus! lo salutò Lupin sorridendo. Grazie mille, grazie mille. Puoi, metterme, puoi metterlo sulla scrivania? Piton il posò il calice fumante e fece scorrere lo sguardo da Harry a Lupin. <coughs> Stavo mostrando a Harry il mio avvicino, spiegò Lupin in tono amichevole, indicando l'acquario. Affascinante, disse Piton senza guardare. Dovresti berla subito, Lupin. Sì, sì, disse Lupin. Ne ho fatto un paiolo, riprese Piton, se ne vuoi ancora. Probabilmente ne prenderò dell'altra domani. Grazie mille, Severus. Di niente, disse Piton, ma nei suoi occhi balinò un'espressione che, che non piacque a Harry. Uscì dalla stanza senza sorridere, gu gu guardingo. Harry osservò il calice, incuriosito. Lupin sorrise. <coughs> il professor Piton è stato così gentile da prepararmi una pozione, disse. Io non sono mai stato un granché a distillare pozioni, e questa è particolarmente complicata. Prese il calice e lo annusò. Peccato che lo zucchero ne ha nulli poteri, aggiunse, eh, bevendone un sorso con un brivido di disgusto. Perché... Harry esordì. Lupin lo guardò e rispose alla domanda lasciata a metà. «Mi sento un po' giù di tono», disse. «Questa pozione è l'unico rimedio. Sono molto fortunato a lavorare con un collega come Piton. Non sono molti i maghi in grado di prepararla». Il professor Lupin beve un altro sorso e Harry ebbe il folle istinto di strappargli di mano il calice. «Il professor Piton è attratto dalle arti oscure!» esclamò. «Davvero?» Disse Piton. E. Eh, scusate, disse Lupin, dimostrando solo un vago interesse, mentre beveva un'altra sorsata della pozione. C'è chi dice: Harry esitò. Poi proseguì, irrefrenabile: C'è chi dice che farebbe qualunque cosa per ottenere la cattedra di difesa contro le arti oscure. Lupin vuotò il calice e fece una smorfia. Disgustosa, dichiarò. Bene, Harry, ora è meglio che torni al lavoro. Ci vediamo al banchetto, più tardi. Va bene, disse Harry, posando il tazzone da te. Il calice vuoto continuava a fumare. Ecco qui, disse Ron. Abbiamo preso tutto quello che potevamo. Una pioggia di caramelle dai colori brillanti si rovesciò, si rovesciò in grembo a Harry. Era il tramonto e Ron e Hermione erano appena apparsi nella sala comune. Le guance accese dal vento freddo. Con l'aria di, di, di chi ha appena trascorso la più bella giornata della sua vita. Grazie, disse Harry, prendendo un pacchetto di minuscole, eh, di minuscole pipe, eh, piperille nere. Com'è, Oxmade? Dove siete andati? <coughs> A quanto pareva, dappertutto. Da Mondo Mago, il negozio di accessori magici, all'emporio degli scherzi di Zonco, ai tre manici di scopa per bere una, una pinta di burro, birra bollente e in molti altri posti. Ah, ci siamo, eh? E l'ufficio posta postale. Harry, ci sono 200 gufi, tutti sugli scaffali, divisi per colore secondo la velocità che vuoi per la tua lettera. Da Mielandia hanno un, un nuovo tipo di caramello. C'erano assaggi di gratis. Eccoli un pezzo. Guarda. Forse abbiamo visto un orco. Davvero? C'è di tutto ai tre manici di scopa. Avremmo voluto portarti un po di burro birra. Sapessi come scalda. E tu che cosa hai fatto? chiese Ermione ansiosa. Hai fatto i compiti? No, disse Harry. Lupin mi ha offerto il tè nel suo studio. E poi è entrato Piton. Raccontò loro del calice. Ron rimase a bocca aperta. Lupin l'ha bevuta! esclamò. Ma è pazzo! Ermione guardò allora. Meglio scendere, sapete? Il banchetto comincia fra cinque minuti. Corsero via attraverso il buco del, del ritratto e si tuffarono nella folla continuando a parlare di Piton. Ma se... insomma... Ermione abbassò la voce, guardandosi intorno con aria nervosa. Se stava davvero tentando di... di avvelenare Lupin... Non l'avrebbe fatto davanti a Harry. Sì, può darsi, disse Harry, mentre raggiungevano l'ingresso ed entravano nella sala grande. Era stata decorata con centinaia e centinaia di zucche piene di candele accese, un nugolo di pipistrelli veri svolazzanti e tantissime stelle filanti di, di un color arancione fiammeggiante, che guizzavano pigramente lungo il soffitto, coperto di nuvole come luminosi serpenti d'acqua. Il cibo era delizioso, anche Hermione e Ron, che erano pieni da scoppiare di caramelle di Mielandia, si servirono una, una seconda porzione di tutto. Harry continuava a guardare verso il tavolo degli insegnanti. Il professor Lupin sembrava allegro quantum e quanto mai in forma. Discuteva animatamente con il piccolo professor Flitwick, l'insegnante di incantesimi. Lo sguardo di Harry percorse tutto il tavolo e si arrestò con Piton. Era la sua immaginazione o gli occhi di Piton dardeggiavano verso Lupin più spesso di quanto non fosse normale? Il banchetto si concluse con uno spettacolo offerto dagli spettri di Hogwarts. Balzarono fuori dai muri e su dai, e, e su dai tavoli per fare un numero di volo di informazione. Nick quasi senza testa, il fantasma di Grifondoro, eh, riscosse un grande successo reinterpretando la scena della propria maldestra decapitazione. La serata era stata così piacevole che il buon umore di Harry non fu scalfito nemmeno da Malfoy, che urlò tra la folla mentre uscivano dalla sala grande: i senatori ti i loro più cari saluti, Potter. Harry Ron e Ron seguirono il, rest il resto dei Grifondoro lungo il consueto percorso fino alla torre. Ma quando raggiunsero il corridoio che finiva con il ritratto della signora Grassa, lo trovarono stipato di studenti: Perché non entrano? chiese Ron incuriosito. Harry cercò di guardare oltre la folla di teste davanti a lui. Il ritratto sembrava chiuso. «Fatemi passare, per favore», disse Percy, facendosi largo nella calca con aria d'importanza. «Che cos'è questo ingorgo? Non è possibile che abbiate dimenticato la parola d'ordine tutti quanti. Scusate, sono il caposcuola!» E poi il silenzio cadde sulla folla, a partire da chi era davanti, così che una corrente gelata parve dilagare per il corridoio. Persi disse, con voce improvvisamente aspra Qualcuno vada a chiamare il professor Silente. Subito! I ragazzi si voltarono. Quelli nelle ultime file si alzarono in, più, in punta di piedi. Che cosa succede? chiese Ginny, che era appena arrivata. Un attimo dopo, ecco il professor Silente avanzare verso il ritratto. I Grifondoro si fecero da parte per lasciarlo passare, e Harry, Ron e Hermione si avvicinarono per vedere che cosa stava succedendo. «Oh, cielo!» Hermione afferrò Harry per un braccio. La signora grassa era sparita dal ritratto, che era, lacerato, <coughs> che era stato lacerato con tanta violenza che il pavimento era coperto di strisce di, te di tela. Grossi pezzi erano stati strappati via. Silente diede una rapida occhiata al quadro distrutto e si voltò, e si voltò, incupito, mentre i professori McGranit, Lupin e Piton lo raggiungevano di corsa. «Dobbiamo trovarla!» disse, disse Silente. «Professoressa McGranit, la prego di andare dal signor Gazza e di dirgli di cercare la signora Grassa in tutti i quadri del castello!» «Buona fortuna!» disse una voce ghignante. Era Pivis il poltergeist, che fluttuava sopra la folla, soddisfattissimo, come sempre quando qualcosa non andava per il verso giusto. Che cosa vuoi dire, Pivis? gli chiese silente con calma. E il ghigno di Pivis si attenuò. Non osava farsi beffe Di silente. Di silente. Invece mise fuori una vocetta untuosa, non più gradevole della, risati, della sua risatina beffarda. Si vergogna, signor Capo, signore, non vuole farsi vedere. È un vero disastro. L'ho vista correre dentro il paesaggio al quarto piano, signore, e nascondersi dietro gli alberi. Urlava qualcosa di terribile, disse allegramente. Poverina, aggiunse, senza per altro suonare convincente. Ha detto chi è stato? chiese Silente con calma. Oh, sì, Capo Direttore, signore. Disse Peevis con l'aria di uno che sta per sganciare una bomba. Sa, si è arrabbiato moltissimo quando lei non l'ha lasciato entrare. Peevis fece una capriola e rivolse un ghigno assilente di sotto, de, di sotto in su, con la testa che spuntava tra le gambe. Che caratteraccio quel Sirius Black. E questo era l'ottavo capitolo di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Allora, siamo tornati a schermo intero. E allora. Intanto a me farebbe piacere avere un vostro pensiero eh, sul capitolo che abbiamo letto oggi. Intanto, com allora, come avete visto, ci sono state parecchie differenze tra il um, tra il libro, appunto, e il film ma parecchie differenze, e soprattutto è il dialogo con Piton: eh, si, sì, scusate, il dialogo tra Harry e Lupin. Che era molto interessante anche per approfondire un po' il personaggio di, mh, di Remus Lupin. Che purtroppo nei film è stato tagliato con l'accetta. Comunque, eh, per fortuna ci, sia, ci sono io che faccio questi, queste letture. Così in modo da poter diffondere un po' meglio la storia dei libri, insomma. Eh, peccato solo che la Rowling la stia smontando mano a mano con Animali Fantastici. <ride> ok, allora, <sì. ride> diciamo, dicevamo. Allora, un po' di differenza è vero. Ma la linea di Massimo è una trama, è stata rispettata. No, quello sì, assolutamente sì. Più che altro, ecco, a me, eh, di, a me dispiace perché qui, qui ci sono, in questo libro, ci sono tante cose su Lupin e sul passato di Lupin. E non solo sul passato di Lupin. Tantissime cose che qui vengono dette. Che purtroppo nei film non vengono dette, purtroppo. Comunque. Allora. E poi, ecco, anche l'interazione tra Lupin e Piron sarebbe stata bellissima da vederla nel film. Ma comunque va bene, dai. E così come sarebbe stato, vedere, sarebbe stato bellissimo vedere su schermo tantissime altre scene che ci sono nei libri e che vedremo mano a mano. Ma comunque, eh, levando eh, questo, questo aspetto, insomma. E io vi volevo dire, allora, noi ci rivediamo con la prossima diretta. Come vi ho detto, sarà domani. Scusate, e la prossima diretta sarà domani appunto e leggeremo il capitolo 9. Qui si capiscono più cose, esatto, esatto. E alcuni aspetti più, più che altro del passato, della gioventù di Lupin e dei suoi amici vengono approfonditi meglio e domani quindi eh, come vi avevo in realtà già detto ma ve lo ricordo per sicurezza domani eh, alle 17 saremo nuovamente in diretta e leggeremo il nono capitolo di Harry Potter il prigioniero di Azkaban che è eh, una grama sconfitta mm? allora oltre questo allora io volevo vedere un secondo la programmazione della prossima settimana anche perché allora vediamo un secondo allora, noi abbiamo... Eh, aspettate che... Devo, allora, che qui con tutti i libri che ho sulla scrivania è un, un po' un problema sistemare tutto. Infatti più che un sequel ci vorrebbe un prequel, parlo dei film. No, no, ma Animali Fantastici è un prequel, eh, attenzione. Animali Fantastici è, è un prequel di Harry Potter. Solo che gli eventi che ci vengono raccontati sono di quasi 100 anni prima. No, 50 anni prima, scusate. Cioè, animali fantastici... So, eh, con, no, allora, noi con il primo animali fantastici siamo negli anni 20 del Novecento. Mentre eh, nel secondo animali fantastici siamo negli anni... fine anni 20, inizio anni 30 del Novecento. E arriveremo con il quinto... Sì, sì, l'ho visto. Ehm, e noi arriveremo al quinto film se, se saranno ovviamente cinque i film. Mancano grossi pezzi, sì, esatto. E noi arriveremo comunque alla fine di Animali Fantastici. L'ultimo film che vedremo di Animali Fantastici sarà ambientato sicuramente nel 1945: con lo scontro tra Grindelwald e Silente. Con Silente che lo apre a metà, insomma, per essere poco delicati e comunque al di là di questo eh, in realtà io avrei fatto più, mh, su queste cose qui sul passato di Lupin sulla gioventù di Lupin su Lupin a scuola i mandrini e i genitori di Harry io avrei fatto non dico una serie ma una miniserie io avrei fatto una miniserie con massimo 10 puntate da una cinquantina di minuti l'uno e avrei raccontato bene tutto quanto perché in realtà ce ne stanno di cose da dire eh ragazzi Ce ne stanno veramente veramente tante di cose da dire Eh esatto Sì sì Ma, ma veramente veramente tante Che poi vedremo Vedremo ovviamente più avanti nei libri eh, Sono cose eh, La gioventù di Lupin Dei malandrini Dei genitori di Harry Comunque viene raccontata Alla fine bene Viene raccontata bene nei libri successivi E di materiale ce n'è volendo eh Cioè volendo proprio ne abbiamo, Dio solo sa so quanto di materiale su, sul cui fare serie di V sui malandrini, eh. ma veramente tanto materiale. Allora, eh, quindi se, dicevo per la programmazione della prossima settimana, eh, allora oggi è sabato 23, domani è domenica 24, allora la prossima settimana è quella che va dal 25 al 31 ottobre e allora vediamo un attimo il prossimo capitolo dello hobbit un secondo veloce proprio al volo allora eh, abbiamo per lo hobbit dobbiamo leggere l'undicesimo capitolo che <coughs> mi pare che non erano troppe pagine sono 3 5 6, 6 8 sono 8 pagine qualcosina quindi ce lo leggiamo eh, sicuramente in una diretta sola, poi abbiamo il dodicesimo capitolo che sono 3 4 6 eh, 6 8 9 11 eh, 13 15 eh, 16 18 che sono 18 pagine e qualcosina. Quindi eh, diciamo io direi che per la prossima settimana eh, noi ci possiamo vedere, allora sicuramente domani appunto con Harry Potter, poi ci vediamo eh, martedì eh, 26 ottobre con l'undicesimo capitolo dello Hobbit, così almeno ce cioè, lo leggiamo, poi ci potremmo vedere eh, giovedì 28. Giovedì 28 con eh, Il decimo capitolo di Harry Potter E il prigioniero di Azkaban Che è intitolato La mappa del malandrino E poi ci vedremo eh, Domenica 31 Con lo speciale di Halloween E io vi volevo parlare anche di questo Quindi settimana prossima Avremo una live in meno rispetto a questa settimana Però pensavo di Che quella del 31 Di farla un po' più lunga magari Rispetto al solito se siete d'accordo, e in questo senso io mi volevo confrontare anche un attimo con voi per capire che tipo di speciale fare. Nel senso, ehm, perché allora, no, l'anno scorso ancora non, facevamo, ancora non facevo live su Twitch. Quindi lo speciale di Halloween non c'è stato. Allora, eh, allora, quindi vi volevo dire lo speciale di Halloween. Eh, di che cosa, cosa vogliamo fare. Allora, perché io pensavo o di coinvolgere voi. Eh, chiedendovi di fare di mandarmi delle storie diciamo a tema horror potremmo dire. Comunque storie inquietanti. Eh, che suscitano comunque un minimo di tensione, diciamo così. Oppure volete. Eh, mh, oppure volete che cerchi io qualche storia, oppure che la scriva io stesso qualche storia. Mh, Diciamo horror inquietante. Nel mentre vedo anche se ci sono notizie di, che ci possono interessare. Leggici qualche creepypasta. Ok. Allora, aspettate. Che allora, ho un foglietto qui accanto. Allora, allora, allora. Fatemi prendere una penna. Dove ho messo? Quando mi servono le penne, non le ho mai a portata di mano. Allora, aspettate un secondo. No, ce l'ho qui nello zaino. Aspettate. Allora, 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 eccola qui anche se è una penna rossa ma va bene lo stesso allora speciale halloween allora speciale halloween allora 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 eh, lettura creepypasta ok eh. ok va benissimo creepypasta ok allora io quindi sicuramente allora se è così ne cercherò sicuramente qualcuna Magari, farò, se, se vi fidate di me, ve le cercherò io qualcuna che, che possa essere diciamo, interessante come storia, come storia creepy, ma che non sia a rischio di censura da parte di Twitch. E poi, se volete, oppure volendo, oltre che, leggerci, oggi, oltre che leggerne qualcuna un po' più nota, magari io posso scrivere qualche raccontino, se, se vi va. Vedo e poi vedo insomma è un'idea che vi butto lì Sì anche Ok allora non vi prometto niente Però se mi dovesse venire qualche idea Provo a scriverla e se ci riesco ve la, ve la leggo E vi chiederò anche un parere ovviamente Allora raccontini raccontini miei Allora e mi farò anche Ovviamente mi farò la schermata hm? Mi studierà una schermata per lo speciale di Halloween. Poi magari la condividiamo insieme. Beh, me, la, me la condivido con voi. Allora, poi volendo, se volete, vi posso anche proporre di mandarmi o qui su Twitch eh, tramite un messaggio privato oppure eh, o su Instagram o tramite mail. Eh, potete, volendo, mandarmi anche una vostra esperienza inquietante che vi è capitata. Se vi va. Io me lo, me lo segno, poi io ve la butto lì, se vi è successo qualche evento spiacevole, cioè spiacevole insomma, in, qualche fatto inquietante che volete condividere eh, me lo potete mandare, volendo anche potete mandarmelo come racconto in forma anonima, quindi eh, io lo le leggerò il racconto, dirò che me l'ha mandato uno di voi, ma volendo posso evitare di dire il nome. Se, se, se non volete apparire potete dire dico storia anonima di un, di un iscritto per dire se vi va se no tranquilli assolutamente e allora 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 aspettate eh, racconti iscritti forse prendendo anche un po' spunto da quello che fanno eh, da, anche dai format che fanno alcuni eh, streamer o, o comunque youtuber che trattano questo, eh, questo tipo di cose parlo di horror maniaci o di amico diverte per esempio che raccontano le storie degli iscritti. Si, si potrebbe fare una cosa simile. Se vi piace il format, e poi allora eh, al di là di questo va bene. Allora, intanto io mi sono segnato queste tre cose. Poi magari. Vedo anche se c'è qualcosa di Lovecraft che, che può essere interessante ed è fattibile per, le, per gli standard di Twitch. E poi vediamo un po'. Che altro vi volevo dire? Poi l'11 novembre eh, festeggeremo un anno di live qui su Twitch. Tra. Che sono? 7-14. Tra un paio di settimane? 3 settimane? 2-3 settimane festeggeremo un anno di live. Sono una, due, sì diciamo due settimane e mezzo Tra due settimane e mezzo festeggeremo anche l il primo anniversario eh, di, di questo canale Twitch Quindi anche in quel caso eh, farò, eh, butterò su una live speciale Già un anno, eh sì, sì Io la prima live l'ho fatta l'11 novembre del 2020 È eh già siamo al 23 ottobre 2021 e ovviamente anche per, quel, anche per quella data ci sarà una trasmissione speciale e niente allora io diciamo le mie comunicazioni diciamo per usare un gergo politico diciamo le mie comunicazioni erano queste varie ed eventuali le mie varie ed eventuali le, com le mie comunicazioni erano queste e detto questo allora ci vediamo domani eh, sarò puntuale alle 17 perché poi alle 18 c'è Roma Napoli e non me la voglio perdere. Quindi sarò molto preciso e fiscale domani. Mm? Ok, vabbè. Per quanto non compenserò tutte le altre volte in cui ho detto una cosa, ma per motivi esterni purtroppo non è stato possibile farlo. Comunque, allora. Noi ci vediamo domani alle 17 appunto con Harry Potter, il prigioniero di Azkaban. E poi la settimana prossima, come vi ho appena detto. Io a questo punto vi direi che possiamo salutarci qui, eh, come sempre vi ringrazio per eh, l'attenzione eh, che, che mi prestate e oggi ho visto che c'è stato anche un po' più di movimento tra il pubblico oltre che, oltre che nella chat proprio a livello di spettatori e mi ha fatto molto molto piacere anche perché come sapete, per, come sapete per me Harry Potter è molto molto importante come saga letteraria, quindi mi fa molto piacere che abbia anche que tutto questo apprezzamento anche da parte vostra. E detto questo vi abbraccio virtualmente, vi voglio bene e vi, come sempre come disse Don Rodrigo fate i bravi. <ride> ciao ciao.